Mister, si lascia il campo oggi con la consapevolezza per l'ennesima volta che il Cereale, insomma, è a poca distanza dalle squadre di primissima fascia. C'è rammarico però per un po' di episodi che, a conti fatti, come dire, inficiano il risultato non poco. Diciamo un po' tanti episodi, dai. No, una partita interpretata benissimo, fatta veramente bene dai ragazzi, stati eccezionali. Non posso imputargli niente, una prestazione forse una delle più belle dall'inizio dell'anno. Giocare palla a terra, tutte le nostre trame le abbiamo fatte, veramente, veramente ragazzi eccezionali. Dispiace perché comunque le decisioni arbitrali sono state abbastanza clamorose. Non so se tre rigori c'erano tutti, non lo so, ma uno proprio ha dell'incredibile, c'è il pallone che non si muove. Non lo so, mi dispiace perché poi è stata anche una partita fondamentalmente corretta tra la prima e la quarta in classifica, e rovinarla così, ha perso proprio il senno, cioè una munizione a me perché no, appunto non ho detto niente, casino in panchina, si ammonisce così a caso. Secondo me, non lo so, ha perso un po' proprio le staffe, soprattutto verso la fine, ma decisioni clamorose. Non so se sul loro gol mi dicono i ragazzi che è nato da una punizione che non era fallo. Ripeto, sono stati tanti piccoli episodi, ma rimane una prestazione veramente caparbia contro un'ottima squadra, ovviamente, però non siamo stati da meno. Una presa che ripartiva tanto, bene, con forza, con qualità, con tanta energia fisica. C'è da dire che avete fatto dietro una prova con due centrali rispetto a Pietra di grandissima qualità, perché insomma concedere così poco a una squadra che nel DNA sa ripartire così bene è sintomo di buona attenzione, di buone qualità anche dei centrali stessi. Certo, vabbè, ma noi sapevamo, avevamo impostato proprio la partita su quello, potevamo peccare nelle ripartenze e purtroppo, come ci è capitato su 9 gol che abbiamo subito, un altro su calcio piazzato, probabilmente prendiamo male le misure e tutto quanto sulle loro ripartenze. Sì, sono stati pericolosi, però comunque il piglio della partita l'abbiamo sempre avuto noi, un po' come a Pietra, però sicuramente oggi è stata fatta una grande prova da parte dei centrali, ma ripeto, di tutta la squadra, chi è subentrato dopo, tutti quanti. Bonifazio ha fatto una bellissima partita, nonostante non abbia ancora i 90 minuti, abbiamo provato a cambiare qualcosa, però ripeto, ottima prestazione, ci teniamo quella, ce la teniamo stretta, e da martedì si riparte a testa bassa per affrontare domenica prossima il Bragno. E così, sarà un campionato così, si giocherà tanto sugli scontri diretti, noi purtroppo ora con le prime due della classe le abbiamo persi, ma ripeto, è una squadra che è in crescita e può dar solo delle soddisfazioni.